Il Festival delle Serre di Cerisano quest'anno raddoppia con l'anteprima Festival delle Serre in Jazz, prevista a Palazzo Sersale dal 30 giugno al 30 luglio. Una straordinaria rassegna di musica e non solo, che animerà il borgo con concerti di artisti nazionali e locali riuniti sotto il segno del jazz. Un anticipo bello, secondo me, un anticipo di valore, ma soprattutto un anticipo che sposta il focus sulla forma canzone. Quindi il jazz sì, la forma improvvisativa sì, ma dentro la forma canzone, quindi anche i nostri artisti, soprattutto quelli che negli anni insomma, hanno costruito le basi proprio sulla forma canzone, quindi Francesco Baccini, Mario Venuti, piuttosto che Peppe Servillo, tutti questi hanno un approccio jazzistico sicuramente, ma all'interno della forma canzone, che è la canzone nostra italiana, quella che ci ha fatto conoscere in tutto il mondo. Il Festival delle Serre in Jazz, oltre a rappresentare momenti di sana allegria e spensieratezza, rientra in una visione molto più ambiziosa e a lungo termine, che è quella di incrociare la programmazione culturale con un'ampia progettualità portata avanti grazie ad importanti finanziamenti. L'idea è quella di incrociare ovviamente la programmazione culturale che stiamo realizzando, ludica e di tradizione, con la vera progettualità che stiamo portando avanti grazie ai finanziamenti ottenuti dal CIS, dal Bando Borghi, e che può creare una vera occasione di crescita, un volano di sviluppo non solo per Cerisano ma per la provincia intera. L'ambizione è quella che Cerisano possa essere un luogo attrattivo ed essere un hub culturale per l'intera provincia. Le premialità legate ai finanziamenti che abbiamo ottenuto consentiranno agli imprenditori che vorranno venire ad investire nel nostro territorio possibilità di finanziamento a fondo perduto fino a 100.000 euro, quindi sono delle occasioni penso importanti, le abbiamo ottenute con un bel impegno da parte dei nostri collaboratori e che oggi vanno assolutamente colte e sfruttate. Io mi rivolgo ai tanti giovani, a chi vuole approfittare di questa occasione, perché credo sia un'occasione veramente irripetibile.